Bene, buon pomeriggio, bentrovati a tutti. Io ringrazio molto il professor Francesco Prudente per l'invito che mi ha rivolto a partecipare a questa attività a Marigliano. Diciamo la verità, il Festival di Marigliano è giovane ancora, mi pare che siamo alla seconda edizione. Io ho una qualche esperienza di frequentazioni di festival di filosofia, di cinema e filosofia, di letteratura, e devo riconoscere che nonostante la giovinezza, o forse proprio per la giovinezza, Marigliano comincia ad avere una sua precisa identità che lo differenzia da altre iniziative analoghe e che mostra di essere particolarmente promettente. Allora, siccome io credo che sia da sottolineare l'impegno, la generosità, starei per dire perfino la dedizione dei molti giovani che lavorano per realizzare questo festival, personalmente formulo i migliori auguri affinché l'attività trovi i riscontri positivi che merita e possa crescere secondo le intenzioni di coloro che lo hanno concepito e che lo stanno realizzando. Francesco Prudente ha anticipato un punto che spero non vi prenda in contropiede, e cioè quello di convertire una situazione contingente, e cioè il fatto che non siamo tanto numerosi, convertirla in una bella opportunità. E cioè proviamo a dialogare tra di noi, a trasformare la struttura che devo dire da molto tempo oramai non mi convince più, qual è quella della conferenza, in un seminario, in una discussione, in una riflessione libera che prende spunto da un abbozzo di ragionamento che pensavo di proporvi, ma senza intenti di compiutezza, cercando invece di individuare alcuni problemi intorno ai quali ragionare insieme. Per farlo, io partirei, dato che è un seminario, dal farvi una domanda, e cioè: chi di voi ha letto Bartleby lo scrivano di Melville? Immaginavo che fosse una ristretta minoranza. Qualche ricordo magari, sì, certo. Allora, se non avete nulla in contrario, siccome ho scelto, d'accordo con Francesco, di interpretare il tema che è alla base di questo festival, e cioè la scelta di interpretarlo in rapporto alla figura di Bartleby lo scrivano, allora io comincerei, a beneficio di tutti, anche a beneficio mio, raccontando, sia pure in maniera molto sintetica, questo importante racconto di Melville, per cercare di individuare le questioni filosofiche principali che sono alla base di questo racconto. D'altra parte, io immagino che voi sarete d'accordo, poiché il testo di cui ci stiamo occupando è un racconto, il racconto va anzitutto raccontato, anche per avere appunto un sistema di riferimento comune. Lo accennava Francesco prima, il Bartleby lo scrivano, col sottotitolo Una storia di Wall Street, è un racconto del grande scrittore americano Herman Melville, tanto per capirsi l'autore di Moby Dick, e cioè del voluminoso romanzo che riguarda il duello tra il capitano Ahab e il capodoglio bianco, la balena bianca. È un racconto, Bartleby lo scrivano, che compare 2 anni dopo la pubblicazione di Moby Dick, cioè nel 1853, pensate, circostanza questa singolare, compare
diviso in due puntate e originariamente compare in una rivista anonimo, senza la firma dell'autore. Dopo pochi mesi viene ripubblicato in una versione unitaria, non più scandito in due parti, con la firma di Melville. Come probabilmente qualcuno di voi ricorda, Moby Dick non fu accolto positivamente né dalla critica né dal pubblico dei lettori, e neppure Melville poté contare sul successo di Bartleby, che soprattutto in occasione della prima pubblicazione non aveva suscitato particolare interesse. È invece considerato unanimemente non solo un vero e proprio capolavoro della letteratura nordamericana, ma un testo che prefigura e preannuncia alcune grandi questioni che saranno al centro della filosofia della crisi nel passaggio tra 8 e 900. Non è un caso che uno degli accostamenti che vengono fatti più di frequente tra questo racconto e autori che per qualche motivo possono essere considerati vicini, ecco, quando si fa questo accostamento, la figura che viene più spesso evocata è quella di Kafka, proprio perché Melville in questo racconto configura, delinea un personaggio che sembra in qualche modo uno dei personaggi che compariranno nella narrativa di Kafka. Va anche ricordato che un grande scrittore filosofo come Albert Camus aveva dichiarato più volte di essersi ispirato a Bartleby lo scrivano, e non dobbiamo neanche dimenticare, siccome so che una delle attività che svolgete e che mi vede anche personalmente coinvolto riguarda il rapporto tra cinema e filosofia, che sono stati realizzati ben due film con il titolo Bartleby lo scrivano, con due protagonisti diversi, film riusciti solo in parte per ragioni che a mio giudizio hanno a che vedere con la qualità intrinseca del racconto di Melville, con quella che cercherò di motivarlo è la difficile o impossibile traducibilità del racconto di Melville. Ma proviamo a procedere, come vi dicevo, partendo dal racconto di questo racconto. Il protagonista, colui che parla in prima persona, è un avvocato di Wall Street che di se stesso dice testualmente: svolgo un lavoro discreto fra i titoli, le obbligazioni, le ipoteche di uomini abbienti. Noi diremmo dunque che è un avvocato civilista. Da quanto dice, sia pure attraverso un'elegante preterizione, gli affari vanno bene, visto che questo lavoro lo mette in contatto in maniera particolare con persone abbienti. E poi il narratore, cioè l'avvocato, di se stesso dice: sono una persona eminentemente cauta e fidata. Mi permetto di raccomandare la vostra attenzione su questa autodescrizione del protagonista, che di se stesso sottolinea due caratteristiche: il buon andamento del lavoro dello studio legale di cui è titolare e la sua cautela e affidabilità.
Vedremo come queste caratteristiche ci aiuteranno anche quando entrerà in scena Bartleby. Nello studio dell'avvocato lavorano già tre personaggi. Il primo di essi si chiama, o meglio, è soprannominato dall'avvocato Turkey, cioè tacchino. Il secondo di questi dipendenti si chiama invece Nippers, che sono quegli occhiali che si mettono con lo stringinaso senza stanghetta, e poi c'è un fattorino soprannominato Ginger Nut, e cioè biscotti allo zenzero. In tutta la prima parte del racconto Melville indugia nella descrizione di questi dipendenti. Vedremo che in realtà questa descrizione è utile, perché di Turkey, cioè di tacchino, dice Melville, è un anziano inglese che lavora come modello di efficienza al mattino, ma diventa insolente e pasticcione subito dopo pranzo. Nippers, cioè lo stringinaso, è tutto all'opposto, perché è un giovanotto ambizioso, è inquieto e irritabile al mattino, ma lavora bene al pomeriggio. Il commento che ne fa l'avvocato, devo dire, è molto divertente, perché dice: siccome le crisi di tacchino lo coglievano solo a partire da mezzogiorno, io non dovevo mai godermi più di un pazzo per volta. I loro capricci si davano il cambio, come montassero la guardia. Quando era di turno Nippers, tacchino smontava e viceversa. Allora, questo è il quadro, uno studio legale nella parte della città di New York, sede degli affari, uno studio legale bene avviato, un titolare cauto e affidabile, tre dipendenti per ragioni diverse un po' stravaganti, ma tali in qualche misura da compensarsi. Gli affari andavano talmente bene che l'avvocato decide di assumere un nuovo scrivano. E qui faccio subito una sottolineatura che, come vedrete, non è irrilevante. Nel periodo in cui è scritto il racconto, ovviamente non esistevano fotocopie. E allora la necessità di poter contare su duplicati di documenti era affidata al lavoro di ricopiatura di uno o più impiegati che lavoravano come scrivani. Possiamo allora capire che, benché si trattasse di un lavoro umile e subordinato, era un lavoro indispensabile per il buon andamento dello studio, perché altrimenti non si sarebbe potuto contare sulle copie necessarie per svolgere il lavoro. E poiché l'attività era crescente, l'avvocato mette un'inserzione sul giornale con la quale dichiara di cercare uno scrivener, cioè uno scrivano. Dopo pochi giorni dalla pubblicazione di questo annuncio, si presenta nell'ufficio un personaggio che poi sapremo chiamarsi Bartleby, che risponde a questa proposta di lavoro. Il modo in cui compare Bartleby è indicato in questi termini, attenzione, da Melville: è una figura sbiadita nella sua decenza, miserabile nella sua rispettabilità, disperata nella sua solitudine.
è il modo col quale questa figura letteralmente entra in scena. Badate, provate a immaginarla cinematograficamente la sequenza. Entra in scena con le caratteristiche che ho appena detto e viene rappresentato sulla soglia dello studio dell'avvocato, poi lo vedremo, come uno young man motionless, come un giovane uomo immobile, senza movimento. E questo young man motionless è per l'appunto Bartleby. All'inizio il lavoro procede regolarmente senza difficoltà, anzi Bartleby si rivela avere un talento particolare per copiare documenti, non si sottrae mai agli incarichi che gli vengano dati e addirittura l'avvocato scoprirà con vera sorpresa che non solo Bartleby non lascia lo studio per la pausa pranzo, diremmo oggi, ma che non si allontana dallo studio neppure a chiusura avvenuta, trascorrendo la notte nello studio. Un personaggio tranquillo, silenzioso, disciplinato, obbediente, che accetta una collocazione fisica nello studio dell'avvocato su un tavolo che guarda una parete, ha di fronte un muro, e qui dobbiamo tenere presente che Wall Street vuol dire la strada del muro, e che esegue le indicazioni che gli vengono date senza battere ciglio. Tutto procede dunque nel migliore dei modi fino a un momento che non esito a definire un punto di svolta. Ecco, altrove io ho provato a applicare come categoria di interpretazione in particolare delle opere cinematografiche, ma anche delle opere letterarie, la teoria delle catastrofi, cioè una teoria secondo la quale a un certo momento vi è una rottura della continuità, interviene un evento che rappresenta una discontinuità e che inverte l'andamento dei processi. Siamo ora in presenza di questo punto di catastrofe, che è costituito dal fatto che l'avvocato a un certo momento passa vicino al tavolo di Bartleby e, senza neppure guardarlo in faccia, gli allunga un documento e gli dice: per favore Bartleby, examine it, esamini questo documento. E poi, nel timore di non essere stato capito, gli dice: please compare it, comparalo, confrontalo con l'altro documento. È una richiesta semplice, banale, risponde a un'esigenza del lavoro dello studio facilmente comprensibile, non richiede attitudini o capacità particolari, anzi, se ci pensate, la pura e semplice operazione del confronto tra due documenti è perfino meno impegnativa e meno faticosa del trascriverli, del copiarli. Ma alla richiesta dell'avvocato di esaminare il documento, Bartleby risponde: I would prefer not to. Lo lascio in inglese perché, come cercherò di argomentare, uno dei passaggi più impegnativi nella adeguata interpretazione del racconto di Melville
è la traduzione di questa frase. Non è un caso che nelle numerose traduzioni italiane disponibili del racconto di Melville siano state usate formule sempre diverse. Avrei una preferenza di no, per esempio, è una delle traduzioni che non mi convince. Quella che va per la maggiore e che, come vedremo, è una traduzione particolarmente pregnante, è più secca, più laconica, ma anche più fedele all'originale. Mi interesserebbe capire come la tradurreste voi. Ed è la formula che viene impiegata, preferirei di no. Alla richiesta dell'avvocato, Bartleby risponde, preferirei di no. Naturalmente l'avvocato resta prima sconcertato, poi fortemente contrariato da questo diniego. Sia lo stesso avvocato che gli altri dipendenti in momenti successivi chiedono a Bartleby di compare the document, di paragonare, confrontare il documento, e si sentono rispondere preferirei di no. Quando arriva il momento di chiudere lo studio perché la giornata è terminata, l'avvocato invita Bartleby a uscire, ma la risposta di Bartleby è preferirei di no. Bartleby resta nello studio, nei giorni successivi a ondate l'avvocato Turkey e Nippers cercano di indurre Bartleby a accettare questo compito così semplice, ma si sentono rispondere semplicemente I would prefer not to, fino a che, esasperato, l'avvocato convoca Bartleby e gli annuncia di averlo licenziato e gli intima quindi di lasciare lo studio. Ma Bartleby non si allontana, continua nella consuetudine di non allontanarsi dallo studio, benché licenziato, al punto tale che si arriva ad una soluzione che può sembrare paradossale. È l'avvocato che, disperato, rinuncia allo studio, lo subaffitta a degli altri avvocati e si prende lo studio, uno studio in un'altra parte della città. Il problema sembrava risolto, ma dopo alcuni giorni gli avvocati subaffittuari si rivolgono al titolare dello studio e dicono: c'è uno strano personaggio che si aggira per lo studio e non si vuole allontanare. Tutte le volte in cui lo invitiamo ad andare via risponde preferirei di no. A quel punto l'avvocato tenta di convincere Bartleby senza successo, anche i nuovi affittuari provano con diversi argomenti, anche proponendogli ricompense di denaro affinché lasci lo studio, ma la risposta è sempre la stessa, preferirei di no. A quel punto i nuovi inquilini dello studio denunciano Bartleby alla polizia. Bartleby viene arrestato per vagabondaggio e rinchiuso in quel carcere di New York che aveva come nome Le Tombe. Anche questo è un dettaglio da non trascurare. E Bartleby viene internato per vagabondaggio nel carcere delle Tombe. Dopo qualche settimana, e capiremo perché, l'avvocato si domanda quale potrà essere stata la fine di quel young man motionless, di quel giovane immobile, col quale aveva avuto per alcuni giorni un rapporto di collaborazione. Si reca nel carcere delle Tombe e viene a sapere che da giorni Bartleby rifiutava il cibo.
e al vivandiere che si rivolge all'avvocato, l'avvocato dà una mancia generosa esortandolo a preparare dei pasti particolarmente appetitosi in modo da indurre Bartleby a mangiare. Poi domanda di vederlo e gli viene indicata la figura inconfondibile di Bartleby da solo nel cortile, appoggiato con le spalle al muro, lo sguardo perso nel vuoto. Bartleby è lì da diverse ore, l'avvocato si avvicina accompagnato dal vivandiere, lo tocca e si avvede che Bartleby è morto. Allora pietosamente l'avvocato gli chiude gli occhi, il vivandiere domanda: dorme? E l'avvocato risponde: dorme con i consiglieri e i potenti della terra, che è un verso tratto dal libro di Giobbe del Primo Testamento. Qualche tempo dopo la conclusione di questa vicenda, l'avvocato, che non è riuscito a superare una sorta di scrupolo nei confronti della vicenda di Bartleby, si informa sulla sua storia precedente e viene così a sapere che prima di essere assunto nel suo studio, Bartleby aveva lavorato per alcuni anni in un ufficio postale dedicato esclusivamente alle dead letters, alle lettere morte, cioè a quelle lettere che non erano mai state consegnate perché il destinatario aveva cambiato indirizzo o era morto o per una qualunque altra ragione. E il lavoro di Bartleby era stato esclusivamente dedicato alle lettere morte. Questo è il racconto ischeletrito e poi raccontato da me e non dalla penna straordinaria di Melville. Proviamo insieme ad avvicinarci a questa figura per cercare di capirne qualcosa di più. A cominciare dalla frase che insistentemente Bartleby ripete quando qualcuno gli domanda qualcosa. Allora, lo accennavo prima, particolarmente impegnativo, forse addirittura impossibile tradurre quella frase. E lo è per due ordini distinti di considerazioni. Il primo dovrebbe esservi abbastanza familiare, e cioè, come sappiamo già a partire dal termine, tradurre è sempre un po' tradire, non solo perché hanno la stessa radice etimologica, ma perché ogni traduzione, in quanto transito da una lingua ad un'altra lingua, da un contesto semantico ad un altro contesto semantico, qualunque traduzione è sempre anche un tradimento. Non possiamo pretendere che la traduzione riproduca letteralmente ciò che vuole tradurre. Anzi, io devo dirvi che una delle ragioni per le quali ho particolarmente apprezzato un'opera cinematografica che probabilmente molti di voi hanno visto, la prima opera cinematografica realizzata da Sofia Coppola come autrice, l'ho particolarmente apprezzata proprio per il titolo, che è Lost in Translation, cioè qualcosa che si perde nella traduzione. Il film è un'illustrazione della molteplicità dei sensi in cui questa perdita si può manifestare. Ma un punto deve essere chiaro: sempre nella traduzione si perde qualcosa. E allora il problema che abbiamo
nei confronti di questa frase che, come capite, è il baricentro concettuale del racconto, è come tradurla senza tradirla in maniera irreparabile. C'è poi un'altra ragione, c'è un'altra motivazione per la quale la traduzione è particolarmente impegnativa, e cioè, se avete osservato, la composizione sintattica della frase scaturisce dalla connessione tra una espressione positiva, I would prefer, e una indicazione negativa, not to, lasciando in sospeso cosa viene dopo quel tu. E cioè, in qualche misura, la connessione tra un modo di dire affermativo, positivo, propositivo e la sua negazione. E cioè, in altri termini, quella I would prefer not to, un modo per sfuggire, questo è ciò che propongo al seminario, per sfuggire al dispotismo de out-out, o sì o no, perché tiene insieme entrambi i corni del problema. Non possiamo dire che Bartleby non risponda, ma non possiamo neanche dire che risponda in senso affermativo. Quella I would prefer indica una attitudine che viene immediatamente accompagnata dalla sua negazione. E allora capiamo per quale motivo questo racconto può aver influenzato tanta letteratura, ma soprattutto tanta filosofia del Novecento, proprio perché sfugge alle categorie logiche semplici dell'affermazione e della negazione, dell'out-out, postulando let-et. Ma c'è qualcosa di più a cui arriviamo, sia pure per gradi, mi tocca tagliare perché vedo che il tempo corre, e cioè qualcosa che ha a che vedere più direttamente con la figura di Bartleby. Come compare nel racconto Bartleby? Allora, abbiamo già letto quelle espressioni in cui compare attraverso la formulazione di tre aggettivi accompagnati da tre avverbi. Io ho usato una traduzione italiana che va al di là di questa traduzione letterale. Ma quello che probabilmente ci avvicina di più a capire la personalità di Bartleby è quella sua prima apparizione come young man motionless. Quella young man motionless ci dice che Bartleby è un giovane immobile, che non ha alcun dinamismo, un giovane che potrebbe essere, adesso mi spingo, poi mi correggerete, che potrebbe essere anche senza vita, oltre che senza movimento. Richiama da vicino, forse qualcuno di voi lo ha presente, la figura di uno dei protagonisti dei racconti di Kafka, in maniera particolare la figura di Odradek. Odradek, dice Kafka, non è né un essere vivente né un oggetto artificiale, è qualcosa di intermedio tra l'uno e l'altro. E ne abbiamo in qualche modo conferma se è vero che nel testo inglese, quando si parla di Bartleby, si dice «It was Bartleby». Quella cosa, quel giovane che è però senza movimento, immobile, it, quella cosa era Bartleby. Ma proviamo a fare un passo in più, arrivando a quello che, secondo me, nella chiave di lettura che ho proposto, è il vero e proprio centro filosofico di questo suggestivo
e diciamolo, inquietante racconto di Melville. Qui si aprirebbe una parentesi, per lo più per perseguire effetti inquietanti, si mobilita il mostruoso, il teratologico, ciò che appare semplicemente ributtante. Qua con una scrittura elegantissima Melville riesce a incuterci una inquietudine indistinta solo alludendo ad una personalità difficile da decifrare, che però appare, questa allora fra tutte taglio tutto il resto, appare con una caratteristica inconfondibile. Bartleby compare sulla porta dello studio dell'avvocato perché ha risposto ad un annuncio sul giornale. Quell'annuncio cercava, cosa cercava? Che cosa, di che cosa aveva bisogno l'avvocato e che cosa lo ha spinto ad accoglierlo immediatamente? Qui, come forse avrete capito, io sarei favorevole ad una modifica della traduzione italiana del titolo, per la ragione che Bartleby non è genericamente uno scrivano. La sua attività non è quella di scrivere. Bartleby copia. Ciò che egli sa fare, tutto ciò che egli sa fare e non altro, è copiare. Di un copista l'avvocato ha bisogno attraverso l'inserzione nel giornale. E copisti sono anche gli altri due impiegati, Turkey e Nippers. A copiare Bartleby si dedica con slancio, scrive Melville, come se avesse avuto da tempo fame di copiare documenti. Al punto tale da suggerire, dice Melville, l'impressione di fare indigestione di pagine. Copiare, non altro. Solo, esclusivamente, rigorosamente copiare. Copiare, sempre copiare, dice Melville, silenziosamente, pallidamente, meccanicamente. E copiare non vuol dire creare, copiare vuol dire riprodurre. Copiare non è un'arte, è una tecnica. Non occorre, anzi è controindicata, se ci pensate, la fantasia. Serve invece diligenza, accuratezza, precisione. Copiare vuol dire riprodurre in quantità virtualmente illimitata ciò che altrimenti resterebbe unico e irripetibile. Copiare vuol dire aprire alla dimensione della pluralità, rompendo la chiusura autoreferenziale della unicità. E copiare vuol dire anche sottrarre alla prospettiva dell'estinzione mediante una moltiplicazione seriale. Bene, Bartleby sa copiare, ha fame di copiare, ha risposto a un annuncio che prospettava il reclutamento di un copista. La crisi, quella che mi sono permesso di chiamare catastrofe, parte nel momento in cui gli si propone di fare dell'altro, non importa che sia un'attività semplice, banale, quale quella di confrontare un documento, perché di fronte a questa prospettiva colui che è un copista e null'altro che un copista non può che rispondere: I would prefer not to, preferirei di no. Ciò che l'immobile copista oppone alla richiesta che gli è stata fatta di esaminare
è il richiamo alla sua vera identità, che è per l'appunto l'identità di un copista. Ma forse possiamo fare un passo in più, col quale ci avviamo proprio alla fine. Non solo Bartleby ha fame di copiare, sa copiare, vuole solo copiare. Bartleby è una copia. Bartleby è una copia. Ed è una copia di quell'avvocato che, per ragioni altrimenti inesplicabili, non gli chiede referenze quando lo vede sulla soglia della porta dell'ufficio. Lo vuole addirittura nel suo stesso ufficio, con un tavolo collocato alla belle meglio con la vista sul muro. Un avvocato che, pur avendolo licenziato, si occupa di lui per sapere quale destino ha avuto e si occupa di lui per sapere quale ne fosse la copia, anzi l'identità passata. Il lavoro per il quale Bartleby è qualificato è copiare, perché è egli stesso semplicemente una copia. E da questo punto di vista allora possiamo dire che in quella copia l'avvocato vede se stesso, vede ciò che è stato e che non ha voluto o potuto diventare, vede il proprio riflesso, vede la propria immagine, vede l'altro da sé in una inquietante prossimità con se stesso, vede l'ombra proiettata dalla sua stessa figura. E la formula che Bartleby ripete quando afferma "preferirei di no" è la risposta che l'avvocato, non dimentichiamolo, che coincide con la figura del narratore, è la risposta che l'avvocato avrebbe voluto fornire in tante occasioni diverse senza avere mai avuto il coraggio di pronunciarla. Bartleby dice quello che il soggetto della narrazione non ha mai avuto la forza di dire, per rispetto sociale, per accomodamento opportunistico, per degradante calcolo utilitaristico. Per questo l'avvocato legge la vicenda di Bartleby come la sua stessa storia. Quale avrebbe potuto essere se avesse avuto l'onestà almeno una volta di dire "preferirei di no"? Segue l'avvocato quella figura esangue di Bartleby fino alle tombe, lo accompagna nel passaggio conclusivo con un estremo gesto di pietà, chiudendogli gli occhi, perché sa che quel destino avrebbe potuto essere il suo. Ma davvero, per chiudere, e tagliando poi con Francesco, semmai penseremo al testo, bisogna riferirsi a ciò che abitualmente è sfuggito ai commentatori e agli interpreti, e cioè la citazione di quel versetto tratto dal libro di Giobbe che suggella definitivamente l'esistenza terrena di Bartleby. Se vogliamo capire quel versetto, vi ricordate, la frase è: si dorme con i re e i potenti della terra. Se vogliamo capire questa espressione riferita a Bartleby, è necessario che ripristiniamo il contesto a cui appartiene questo versetto. E ciò che si dice prima nel libro di Giobbe e che recita testualmente: con i re e i governanti della terra
E poi c'è questa aggiunta, che costruirono per sé luoghi desolati. E prima di questi versetti il contesto dice: così ora io giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo. Libro di Giobbe 3,13, dove emerge in piena evidenza ciò che invece la citazione nella forma ellittica resta quasi incomprensibile. Con la morte Bartleby consegue quella pace e quel riposo di cui era alla ricerca e che gli erano stati negati. Concludo ritornando al tema di questo festival, alla figura di quel giovane immobile, a questa figura così pallidamente dignitosa, così pietosamente rispettabile, così irreparabilmente perduta, io credo che dobbiamo essere grati. Non perché egli sia, né tantomeno pretenda di essere, un eroe in grado di salvarci, e tantomeno perché possa assumere la funzione di un paradigma, no, di un modello esemplare di scelta. Dobbiamo essergli grati perché ci ha fatto capire che quella che potrebbe sembrare una contraddizione è invece espressione di una potenza, di un linguaggio lontano da ogni violenza verbale, un linguaggio che si sottrae al dispotismo dell'affermazione e della negazione, un linguaggio della possibilità. I would prefer, preferirei, il modo condizionale, non il modo indicativo, ma infinitamente più incisivo di ogni espressione formulata nel modo indicativo. Può dormire Bartleby con i re e i consiglieri della terra. Costoro hanno saputo costruire solo luoghi desolati, mentre un umile scrivano ci ha donato la forza tranquilla della mitezza. A chi vorrebbe costringerci a fare scelte drastiche, a chi vuole indurci a comportamenti univoci, a chi vuole obbligarci alla ribellione o all'obbedienza, Bartleby ha dimostrato che si può rispondere: preferirei di no. Vi ringrazio.